Nasce dalla predicazione di Gesù. La Chiesa è frutto di ciò che viene predicato da Gesù. Pochi sanno che se uno non toccate, per favore, non toccate. Dov'è Enzo? Allora, ieri abbiamo lavorato, ditegli di non toccare l'audio. Lode Gesù Cristo. Non toccate né per gli anziani, lasciate com'è, perché è già regolato. Si accende e si spegne, punto e basta. Va bene? Lode Gesù Cristo. Gesù, quando inizia a predicare, dopo che passa dalle sue prove, il suo ministero inizia con la predicazione.
Sai su che cosa? Chi lo sa? Ecco, non è mi deve dire su che cosa, ma chi sa cosa iniziò a predicare il Signore? Pochi lo sanno. Dice la Scrittura che il Signore iniziò a predicare, dice: ravvedetevi, il regno dei cieli è vicino. Ravvedetevi. Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno. L'Evangelo del Regno. Sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E insieme alla predicazione c'erano i segni. Egli predicava del regno, del potere di Dio sulla terra. E Gesù venendo porta qualcosa di nuovo sulla terra. Non è un filosofo, non porta un pensiero nuovo. In Atene era di consueto ascoltare coloro che avevano pensieri nuovi, filosofi. E dice che l'apostolo Paolo fu accolto affinché anche lui parlasse come gli altri. Ma Gesù non porta una filosofia, cioè un pensiero. La filosofia nasce da un pensiero che nasce dall'uomo. Chi studia, chi ha studiato filosofia, chi lo studia, può vedere che tutto nasce dall'uomo. È l'uomo che in qualche maniera, forbito da esperienze, da capacità, eccetera, cerca attraverso la sua conoscenza di fare il meglio per se stesso e per il suo prossimo, o per il suo prossimo. Alcuni filosofi pensavano a loro stessi, alcuni pensavano ad altri, eccetera. Ma nasce tutto dall'uomo, la filosofia nasce dall'uomo. Gesù viene e porta qualcosa di nuovo. Egli porta il pensiero del Padre, il pensiero di Dio. Cioè la sua predicazione non è una filosofia, non è venuta a insegnare una nuova cosa, una nuova filosofia sociale o politica, dottrinale, eccetera. No. Gesù viene e porta la verità di Dio. Infatti l'Evangelo significa la verità. Evangelo significa verità. Ed egli, per trasmettere l'Evangelo, la verità ai discepoli, non è che gli ha fatto un corso universitario, biblico, eccetera. Non ha fatto questo. Loro hanno vissuto con lui un tempo, sono stati vicino a lui come discepoli, ricevendo l'insegnamento, la trasmissione dell'unzione che viene da Dio attraverso Gesù Cristo. Perché noi guardiamo nelle Scritture, alcuni pensano che la Scrittura ci parla, ci indica, ci istruisce. E noi possiamo vedere come i discepoli che sono stati con Gesù, quelli che erano più intimi con Gesù, erano quelli che hanno fatto più miracoli e più opere simili a quelle di Gesù. Lode Gesù Cristo. Il pensiero di Dio per noi non è un pensiero
ascetico. Non è una nuova dottrina, una filosofia, che solitamente le filosofie umane sono quasi impraticabili, ma comunque se praticate portano a un frutto umano. E noi, conoscendo la scrittura, sappiamo che in Geremia capitolo 17 dice che non ci conviene seguire l'uomo, il consiglio dell'uomo, il pensiero dell'uomo, perché il consiglio dell'uomo, il pensiero dell'uomo è... possiamo usare un termine che si usa oggi nella, ormai tutti conoscono, è buggato, cioè c'è una falla, come i sistemi operativi dei computer, dei server. Ecco perché ci sono sempre questi aggiornamenti sui computer, sugli smartphone, eccetera, e cercano di coprire le falle. Ecco, il pensiero dell'uomo, le filosofie umane, chi ha un minimo di conoscenza sa che è vero quello che dico, è vero. Chi ha fatto il classico, chi studi filosofici, eccetera, sono tutti pensieri che provengono dagli uomini. Se noi guardiamo anche le dottrine politiche, oggi possiamo dire che sono fallite tutte. Nessuna delle dottrine politiche, dei pensieri, sono perfette. Tutti hanno portato a qualche danno. Il liberismo, il capitalismo, il consumismo, il comunismo, eccetera, eccetera, il marxismo. Tutti hanno un bug, un buco, una falla. È un pensiero. Se tu hai un pensiero, è il tuo pensiero. Tu immagini il tuo pensiero che viene condiviso da 10 milioni di like. Il mio pensiero è un pensiero. Oggi molti dipendono dai like, no? Sono i mi piace. Ma noi vediamo che poi i like sono solitamente su cose futili. Quindi immaginiamo cosa significa affidarsi all'uomo. Cioè noi stiamo considerando un po' che cos'è la vita. Il Signore ci dice qual è la vera essenza della nostra vita. E il predicatore questa sera cerca di spiegarla, cerca di trasmetterla con parole intellegibili, che molti, pensando che è impossibile mettere in pratica la parola, dice: mi conviene seguire quella dell'uomo. E questa è un'altra teoria, è un altro pensiero filosofico, dottrinale, che non è verità. La verità è una. La verità è quello che ci porta Gesù. Egli porta il pensiero vero che viene dal cielo. Gesù porta una nuova dottrina, ma una dottrina che produce vita. È una cosa nuova, porta un pensiero, una parola che genera un potere. Dice che insieme alla predicazione c'erano le guarigioni. Che è successo? E tutti i religiosi di quei tempi dicono:
che è successo? Gesù guarisce libero. E tutti dicono, ma chi è questo? Chi è venuto? Perché è venuto? Che vuole? Lode Gesù Cristo. Egli rappresenta il collegamento. Egli è il nostro collegamento con Dio, Gesù Cristo. Gesù Cristo uomo collega, ci ricongiunge, ci riconcilia con Dio. L'uomo senza Gesù, senza la venuta di Gesù, aveva interrotto il rapporto con Dio. Dio non parlava più all'uomo, mandava i suoi profeti, non parlava più direttamente. Lode Gesù Cristo. Ma il Signore Gesù Cristo è venuto e ha compiuto nella sua persona quest'opera. Egli stesso diventa il nostro collegamento col Padre. Ed egli stesso ci dice, quando chiedete, chiedete nel mio nome. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Perché noi otteniamo per mezzo di Gesù Cristo. Egli diventa il nostro mediatore ed è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, l'unico. Attraverso di lui noi possiamo giungere a Dio, possiamo ottenere dal Signore. Quindi Gesù non ha portato una nuova filosofia, ha portato il pensiero di Dio, che il pensiero di Dio è vita. E dice, chiunque crede nella parola di Gesù, nel suo pensiero, dice, ottiene la vita. Guarda che cosa meravigliosa. È strano. Avevo un messaggio strano. Certo, non è convenzionale. Prende, prende. Non è convenzionale. Ma Gesù è Dio. E quindi tutto quello che ci ha trasmesso su questa terra, ancora oggi, la sua parola è su questa terra. Ed è stata affidata ai suoi discepoli, agli apostoli, che l'hanno trasmessa a noi. Non ci è trasmessa attraverso la Bibbia. La Bibbia poi viene tradotta nel 500, nel 400. C'erano pochissime copie del vecchio patto, quindi non c'era. Com'è che è giunta a noi? Quei discepoli formarono altri discepoli. Quei granelli, quei semi, Gesù dà un granello, si formarono tanti granelli. Lode Gesù. Dice, è utile che io muoia affinché, che cosa ha detto Gesù? È utile che io muoia affinché, dice, si formano tanti granelli. Dice, da un solo seme tanti semi, da un granello tanti granelli. Lode Gesù Cristo. E guarda cosa avviene quando noi veniamo toccati dalla sua parola e veniamo vivificati. Noi questa sera, se crediamo nella sua parola, per quanto noi ci crediamo e la facciamo penetrare nel nostro cuore, nella nostra vita, tanto quanto ci vivificherà. Tanto quanto interverrà nella nostra vita. Ma il Signore, la sua novella, la buona novella, l'Evangelo, che egli ha affidato ai suoi servi di trasmetterlo, di trasmettere la verità. Lode Gesù Cristo. Egli vuole fare un'azione. La sua azione deve produrre vita. Lode Gesù Cristo.
Quando la sua parola tocca un cuore, produce vita. Quando un cuore viene toccato dalla sua parola, si accende la fede. Dice che la fede viene dall'udire la parola. La fede che cos'è? È fiducia. È credere. In chi crede tanto, vuole fare tanto. Perché noi abbiamo fatto tanto? Non è che abbiamo ricevuto un'istituzione, una trasmissione istituzionale dallo Stato. Noi non abbiamo ricevuto dallo Stato nulla. Dagli enti locali abbiamo chiesto, perché attraverso la fede in noi è nato il desiderio di fare l'opera di Dio. Perché la fede, la parola, sai cosa produce? Fede. Sai perché è tanto odiata dal mondo la predicazione della parola? Perché produce qualcosa di soprannaturale. Sai perché i nemici delle anime nostre non vogliono che noi presenziamo ai culti? Ve lo spiego. Perché il potere di Dio si trasmette attraverso la parola predicata. Lode Gesù Cristo. Attraverso la parola predicata. E attraverso la parola dice addirittura che viene trasmesso lo Spirito. Lo Spirito di Dio. Pensa tu quante cose attraverso la parola. Gloria a Gesù Cristo. E la parola di Dio creduta in un cuore produce cose incredibili. Se tu credi. Nell'apostolo Pietro ci fu un momento che egli camminò sulle acque. E quando era toccato dall'affetto umano, disse a Gesù, subito dopo che lo riconobbe come l'unto di Dio, il Signore annunziò che doveva andare sulla croce e gli disse: non sia mai, Signore. E il Signore poi lo tratta per quello che è. Dice: vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, hai il senso delle cose degli uomini. Gloria a Gesù Cristo. Egli ci invita ad avere e a ricevere questo senso, questo spirito delle cose di Dio. Perché sono utili per noi. Il regno di Dio, quando noi veniamo toccati dalla sua parola, tocca noi, trasforma noi, vivifica noi. Cioè il potere di Dio che è nella sua parola vivifica ognuno di noi. Se tu credi nella sua parola, nascerà dentro di te qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo. Nascerà la vita. Sai cosa mette il Signore? Gli elementi primari della sua parola? Pace e vita. Pace e vita. A volte può creare una tribolazione, una reazione. Se uno dentro di sé ha delle realtà spirituali negative, forti, crea una reazione, come quelle reazioni chimiche che si facevano a scuola. Quando tu metti due reagenti, cioè significa due elementi contrari, si crea una reazione. La parola di Dio c'è vita e pace. Quando tocca la parola di morte, quando tocca uno spirito di morte, produce una reazione. Non è che produce una reazione che fa male, è che quello spirito si sente male, quello spirito che incarna si sente male. Lode Gesù Cristo. Adora il Signore, il Dio tuo, ed a Lui solo rendi il culto.
È un comando di Dio fare, dare il nostro culto. E la nostra natura umana ha bisogno di essere toccata dalla natura di Dio. La natura umana, senza il collegamento con Dio, tende a morire. È come una pianta. Tu, qua ci sono alcune che sono bravi a curare le piante, eccetera. Tu prova a non mettere dell'acqua in una pianta. Cosa avviene? Prova a non curare più la pianta. Lode a Gesù Cristo. L'uomo senza la parola di Dio, dice, l'uomo non vive di solo pane, perché i discepoli pensarono, ma noi senza pane moriremo qua, non abbiamo da mangiare. E il Signore disse, guarda che l'uomo non vive di solo pane, non può vivere di solo pane. Non è il pane l'elemento essenziale della natura umana. Questo dice Gesù. Non è il pane, fratelli, l'elemento essenziale. Eppure per il pane, per il cibo, per il sostentamento si fa di tutto. Quante cose si fanno per il sostentamento, o no? Io conosco e so. Lode Gesù Cristo. Guarda, io ti dico, guarda il miracolo nella chiesa, nell'opera c'è sempre da mangiare. I cibi migliori del paese, come mai? Ve lo siete chiesto come mai? Perché è il Signore che tocca i cuori affinché ci sia sempre qualcosa nella casa di Dio. Lode Gesù Cristo. Cioè noi stessi viviamo il miracolo. Il Signore che ti sta dicendo, vieni anche tu a vivere il miracolo. Fatti toccare dalla sua parola affinché anche tu possa vivere questo soprannaturale che è su questa terra. Il pensiero dell'uomo non è il pensiero perfetto. I pensieri degli uomini, le filosofie, hanno tutti dei, abbiamo detto, dei buchi, dei bug. Ha voglia che si fanno aggiornamenti, si aggiornano. Ci sarà sempre una falla, ci sarà sempre un hacker che troverà sempre come vincere. Significa non è perfetto. Il pensiero umano non è perfetto, la struttura umana non è perfetta, il sistema umano non è perfetto. Sai qual è perfetto? Quello di Dio. Lode Gesù Cristo. Ed egli ci invita a vivere il suo regno, che deve prima nascere dentro di noi. Il regno di Dio, nel quale egli ci invita, che egli ha portato il regno, il potere di Dio sulla terra. Egli, la prima cosa che egli predica, predica sul regno. Noi pensiamo che predica sull'opera della croce. No, Gesù non predica sull'opera della croce. Egli compie l'opera della croce. Egli parla del regno, del potere di Dio su questa terra. E lo affida ai discepoli, questo potere. Lo affida come? Attraverso la sua parola, affinché i discepoli possano vincere ogni opera naturale, ogni ordine naturale. Quando noi ci affidiamo al Signore e preghiamo, io faccio una domanda, io voglio una risposta in verità. C'è qualcuno che ha chiesto al Signore ed ha ricevuto una risposta sovrannaturale? Cioè che non era possibile all'uomo? Era impossibile all'uomo, ma il Signore è intervenuto.
se tu lo riconosci che Dio ha fatto qualcosa per te, tu ti prendi il biglietto per la prossima opera. Perché se tu non lo riconosci il Signore che ha fatto un'opera dentro di te, come potrà operare ancora su di te? Se non credi e se non lo onori, riconoscendo che Egli ha operato dentro di te. Disse il Signore quando guarì quei 10 lebbrosi, c'erano 10 lebbrosi che gridarono al Signore: liberaci, liberaci. Poi di quei 10, sai quanti tornarono a ringraziare il Signore? Uno, una sola. E il Signore disse: e gli altri 9 dove sono? Tu vuoi ottenere? E il Signore dice: onorami, ringrazia. La grazia si ottiene attraverso la grazia. Lode Gesù Cristo. Ecco, la preghiera, che cosa avviene attraverso la preghiera? Non interviene Lui in maniera soprannaturale nelle nostre vite? Qualcuno ha mai ricevuto qua una guarigione fisica? Sorella Giovanna, vieni. Lei ha il coraggio di testimoniare che è stata guarita da un tumore che portava alla morte. Testimoni anche tu. Non ti fare vincere dal diavolo, non ti fare vincere dalle circostanze. Sorella Giovanna, ci puoi raccontare? Sì, scusate per l'emozione. Comunque, allora, cercherò di... Inizio con la premessa. La sorella Giovanna è stata toccata da un tumore. Dice: ma non è possibile, sono tutte fesserie. Ora, se Dio opera e fa una grazia, perché dobbiamo dire no? Ah. Sì, infatti nell'agosto del 2011, tornando da qua, mi sono alzata presto, ero praticamente in ferie, e mi alzo alle 5 del mattino per prendere l'aereo e sono arrivata a Milano, mi sono messa a letto. Quando verso le 2 di pomeriggio mi chiamano dall'ospedale che avevo fatto degli esami, io convinta che era passato più di un mese, ho detto vabbè, sono andati bene. Invece alle 2 di pomeriggio mi chiama questa dottoressa e mi dice: signor Romeo, dico sì, e sente, dice, lei domani mattina deve urgentemente venire in ospedale perché ha un tumore maligno. E io ho detto, ho cercato di svegliarmi pensando stessi sognando, ho detto: ma scusi, ma ho fatto una domanda un po' intima. E allora dice: signora, ma che domande fa? Dice: domani mattina, dice, se vuole venire altrimenti chiamiamo un'altra persona. Dico: se non vengo domani mattina cosa? Perché io ero preoccupata anche per l'ufficio, ritornando dalle ferie. Io lavoro in un posto statale, tipico che i meridionali quando sono in ferie poi prolungano la malattia. E allora ha detto: no, mi crederanno che non è vero, quindi volevo rientrare all'ufficio l'indomani mattina. Dico: e se non vengo? Dice: vabbè, se non viene, dice, se ne parlerà magari, non so, verso dicembre. Dice: però le dico che lei ha un tumore maligno. Vabbè, allora la mia preoccupazione, ovviamente, quando ho preso coscienza che non stavo dormendo, ho detto: come faccio? La mia preoccupazione, come dirlo ai miei, c'è una cosa così grande. Allora mi sono messa, la prima reazione che ho avuto, mi sono messa a piangere forte, mi sono inginocchiata a terra e ho urlato, proprio a urlare, mi hanno forse sentito da giù: signora aiutami, signora aiutami. E allora non sapevo a chi chiamare, cioè un dolore così grande, non sapevo come, a chi chiamare. Allora la persona che mi è venuta in mente è stata il pastore Toni. Allora l'ho chiamato, io singhiozzavo, non riuscivo a parlare, e lui mi diceva: vabbè, calmati, calmati. Gli ho detto: io come faccio a dirla ai miei? E lui mi risponde: non ti preoccupare, glielo dico io. Non ti preoccupare, dice Giovanna, ti ricordi? Non ti preoccupare, dice Giovanna, leggiti il Vangelo di Giovanni al capitolo 11, dove parla della risurrezione di Lazzaro,
che la malattia non è venuta per la morte, ma per glorificare delle, e parlare delle, delle opere, delle, delle guarigioni del Signore. Allora, dopo che praticamente ho chiuso il telefono, mi sono messa a, a pregare, dico: Signore, aiutami. Prendo sta Bibbia, effettivamente me lo vado a leggere, me lo ricordo tutto fino ad oggi, ed è quello il passo che dico a tutti quanti quando si sentono in, cioè dico quello che ho fatto io in quei momenti. Poi mi ricordo che la fede, vedete, quando il Signore dice, la fede non si trasmette da uno scritto, si trasmette da fede in fede. Cioè, egli ci unge con la sua parola affinché noi trasmettiamo quello che viviamo e abbiamo ricevuto dal Signore. Tu vuoi ricevere ancora di più, perché lei, questa è stata una grazia grande, ma poi ha ottenuto ancora di più. Sì, ora racconta... Sempre della, dell'ospedale. Sì, 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 sì. E allora l'indomani, cioè quel giorno lì, ovviamente non sapevo da dove prendere. Sì, proprio alcuni sono scettici, sì. Non ci credo. No, è vero. Allora, sì. per la medicina io devono passare 6 anni. Mi hanno detto: lei signora, per 6 anni è fuori pericolo. Tant'è vero che quando mi hanno operata mi hanno dato l'esenzione ticket totale, lo 0,48, che io a quel giorno c'era mia sorella, mi aveva accompagnato Carmelino per i controlli dopo 10 giorni che era uscita dall'ospedale, e mi hanno rilasciato questa esenzione ticket che ancora oggi, grazie a Dio, ce l'ho. Adesso mi è comodo, non pago niente. E allora mi fanno, dico: signora, non lo voglio, gli dico: dottoressa, non, ma per forza lo devo prendere. Signora dice: ma lo diamo a tutti, non si preoccupi, perché il pensiero di essere una malata di cancro mi dava fastidio, cioè non volevo accettarlo. Alla fine l'ho preso. Faccio una domanda, così sei stata guarita? Sì. Come? Sono stata praticamente... sono stata guarita dal Signore, perché io non ho creduto fermamente, anche quando i miei amici mi dicevano: veramente poverina, e perché a te? Non ho capito perché a un'altra e non a me, gli dicevo io. Non credevano che. Ma perché tu? Ma perché? Dice: perché proprio a te? Sei stata sempre una persona alla fine. Perché? Tu devi morire. Grazie a Dio, io l'ho sempre detto, io sono già guarita, anche se per la scienza dicono qua là, sto facendo i controlli. Vi racconto perché lei ha iniziato a testimoniare della sua guarigione. Sì, a tutti. Lei ha iniziato a testimoniare a tutti che il Signore l'aveva guarita. Dio gli ha dato la guarigione. Sai perché? Ha avuto il coraggio della fede, di credere nella sua parola. Ha iniziato a testimoniare che era guarita. Poi, testimoniando che era guarita, va a fare le analisi, i raggi degli occhi, e c'è la guarigione. Poi, memore di questa guarigione, ha un problema agli occhi. Vedi? Da fede in fede. Significa che se tu hai il coraggio della fede, il coraggio della fede significa: non devi limitare l'opera di Dio dicendo non è possibile, perché se tu dici che è impossibile, sarà impossibile. Però se tu pensi e dici che è possibile, Dio opera. Amen. Poi lei, è clamorosa questa guarigione, è una guarigione clamorosa, da un tumore, da un cancro. Non trovano, dice, però i medici dicono no, però dice, non si sa mai. Sì. Non riescono a confessare la guarigione. Ma questo, ma grazie, noi ringraziamo il Signore. Lei ha ringraziato il Signore. Poi ha avuto un altro problema all'occhio. Memore di questa esperienza di fede, racconta dell'occhio. Praticamente ero andata a fare dei controlli, perché loro ovviamente... Dico, il tumore poi. Hai fatto le verifiche. Sei stata guarita. Sempre. Ancora... non c'è più niente. Quindi, fratelli, vedete che è possibile. Dice che il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non dite no. È possibile. Impara a dire tutto è sì. Possibile. Sì, è possibile. È possibile. Sì, è possibile. Sì, è possibile. Non dire no.
è possibile. Perché il no limita, è un limite che l'uomo mette. E io ringrazio tanto il Signore soprattutto per la serenità che mi dà dentro, perché c'è il pensiero di avere una cosa del genere, invece io questo non ce l'ho più, e la gente si stupisce, dice com'è possibile, veramente sì, perché ovviamente mi vedono allegra, molte volte poi sono, a volte divento anche birichina, scherzo, cioè sono un continuo, dice ma come fai? Dice veramente sì. Però ormai non ce l'ho più, sono guarita. Perché? Perché grazie a Dio il Signore mi ha guarita, così come agli occhi. Dopo un paio di mesi mi era successo ero andata a fare degli esami, e praticamente, che poi l'abbiamo messo come testimone in internet, sì, con Carmelino. Sì. Abbiamo pubblicato le analisi degli occhi dopo un anno che non c'era più niente. Praticamente mi era uscito intorno alla retina, tre punti avevano fatto i medici, che praticamente si era, io parlo così in modo molto pratico perché non mi ricordo in termini scientifici come si chiamava, si era indurito il nervo ottico, praticamente man mano che si atrofizza il nervo ottico si perde la vista e non ritorna più, cioè non è una cosa che si può guarire. Allora, dopo sono uscita da lì, ero veramente distrutta perché sapevo, bene o male, masticavo qualcosa di medicina, sapevo che sarei diventata cieca nel tempo, quantomeno mi hanno detto, sempre molto crudi, non sono mai stati molto dolci i medici con me. Dice, signore, dice, vabbè, dico, magari posso guarire. Dice, no, dice, signore, sì, queste cose non si guarisce, siamo già fortunati se riusciamo a rallentare la malattia. Sempre batoste su batoste. Su internet sono pubblicate. Gli esami di prima e quelli di dopo. Se volete andarla a vedere ci dopo. Stanno. Chiamo sempre te, la mia salvezza. Ma lei, riferendosi all'autorità di Dio, io sì. Non do guarigione. Come autorità si riferisce a me, riconosce l'opera di Dio e preghiamo. Abbiamo pregato Gesù insieme, io sì. Ho pregato Gesù. Prima di entrare nella clinica sempre, pastore Tony, pregami, se preghi tu le cose vanno meglio. Poi dopo, mi ricordo c'era pure lei, c'era pure Carmelo e Mariangela quella volta. Torno dopo 6 mesi, 7 mesi, senza prendere niente, perché mi hanno detto, non vediamo il progresso della malattia, mi hanno detto gli specialisti. Tra l'altro sono andati in una delle migliori cliniche di Milano degli occhi, quindi non era, si potevano sbagliare. Allora mi hanno detto, non facciamo nulla, dice, aspettiamo 6 mesi e vediamo come progredisce, così diamo le medicine per cercare di rallentarlo. Certo, per 6 mesi ovviamente mi veniva un po' di ansia, però ogni tanto in tanto chiamavo e mi dava la medicina, la preghiera, e io mi tranquillizzavo. Quando sono andata... Io gli davo la ricetta. La ricetta. Leggiti questo, leggiti quello. Dopo 6 mesi che sono andata nella stessa clinica, stessi macchinari, stesso tutto, allora mi fanno queste cose, ovviamente ho detto l'esito chissà com'è, sicuramente da 3 puntini saranno 4 fin quando arriva al cerchio totale. Quando invece mi mettono in questo apparecchio, gocce contro gocce, e questo si sposta, dice signore si sposti così, signore si sposti con lì, io d'impulso, perché sono spontanea nel mio modo di essere, prendo e faccio così, sono guarita. Dice signore, di queste cose non si guarisce. Dico, ma se non c'è più, dico guarda, io credo molto in Gesù Cristo. L'uomo dice non c'è guarigione. Io ho detto l'uomo dice non c'è guarigione. Sì. Che dice? No, l'uomo dice sempre no. Sì. Il cristiano dice sì. Sì. Oh, l'ha detto lei, guarigione, sono guarita. E quello mi fa, signore, di queste cose non si guarisce. Ma quello ti prendono per... Però io è vero, gliel'ho detto sempre a tutti, io ho profonda fede. Sono toccati. Dalla fede. E allora mi fa lui, no signora, sa cos'è? Mi ricordo come ora. Dico, ma se i macchinori sono uguali, com'è possibile? No, evidentemente ha respirato più forte, mi ha detto la volta scorsa. Ma dici, guarda, io sono molto credente, gli ho detto, perché i medici ovviamente non credono tutti ai miracoli, io sono molto credente, io credo molto in Gesù Cristo, credo che mi abbia guarita. Dico, se no qual è la spiegazione? Se non ho preso medicina, non ho preso niente. No, evidentemente quando l'abbiamo fatto l'osio, lei evidentemente ha respirato più forte. Di 6 mesi prima si ricordavano del mio respiro. Dico, vabbè, comunque ora sono già 3 anni che le faccio ogni anno. Gesù sempre. L'ha guarita. Nel nome di Gesù Cristo, sì. Grazie. Grazie a Dio.
Noi pensiamo, no? Noi pensiamo che quello che è nell'uomo è impossibile che venga cambiato. Cioè, il limite nella persona, nell'opera, in qualsiasi cosa, ci insegna la scrittura che lo mette l'uomo. Il limite è dell'uomo che dice no, che vuole limitare perché non ha la fede, perché non crede, perché non vuole credere, perché uno spirito di incredulità tocca, contamina gli uomini, non credono. Ma il Signore è venuto per portare la vita, per estendere ogni limite, per togliere i limiti. E con la guarigione, con questi miracoli, noi vediamo, la sorella ha così tanto creduto nel Signore che si è preso un incarico, quello di servire il Signore. La sorella Giovanna, e attraverso la sua fede, la fede che sta vivendo nel rapporto con Dio, sta toccando anche gli altri su Milano, e sono contaminati dalla fede in Gesù. Lei ha ottenuto, poi vi racconta altri miracoli. Io gli dicevo sempre: ma sei qua a Milano da una vita, è possibile che devi pagare tutti questi soldi? Perché a Milano gli affitti sono altissimi, non ti puoi comprare una casetta per una casa di 28 metri quadrati. Io gli ho dato una parola, ho detto: se tu servi il Signore, fai l'opera sua, Dio interverrà nei tuoi bisogni, perché è scritto così: cerca il mio regno e la sua giustizia, il resto ti sarà sopraggiunto. Io ci credo, siccome io sono uno che ci crede, vedete perché lei mi chiama? Perché sa che io ci credo. Lei mi chiama perché sono uno che ha fede. Basta uno che ha fede, che trasforma attraverso la fede. La fede nella verità, in Gesù Cristo, perché la fede nell'uomo non può cambiare le cose soprannaturali. È solo il Signore che può intervenire e vincere ogni natura della fisica, della chimica, eccetera, eccetera. Chi può vincere l'ordine della natura è il Creatore. Colui che ha dato quell'ordine può fare un miracolo, una piccola revoca, può cambiare l'ordine delle cose. Come ha dato quell'ordine, ne può dare un altro. Io ci credo. Lei, siccome sa che io ci credo, lei mi chiama per questo motivo, dice: no, il pastore Tony è uno che ci crede. Loda Gesù Cristo. Ma il segreto è nel Signore Gesù Cristo, nel credere in Lui, nel chiedere a Lui con fede, e tu ottieni nel nome di Gesù Cristo. Lei poi estendere, dice: ma se il Signore opera in queste cose, non può operare anche su altre? Certamente, certamente, certamente. Dio opera anche nelle cose naturali. Quindi mi può aiutare nella casa? Certamente, certamente. Preghiamo, non solo la preghiera. Lei ha iniziato a fare delle azioni di fede, ha iniziato a ubbidire, il suo livello di fede è cresciuto, cioè l'ubbidienza è un livello di fede più alto. Tu sei pronto a ubbidire al Signore per ottenere ancora qualcosa in più? Perché l'ubbidienza ci fa entrare. A volte la natura, gli spiriti, tutto quello che è naturale ti portano lontani dall'ubbidienza. No, non si ubbidisce, il pastore ha detto una cosa, no, non si fa, non lo fare. Io gli ho detto: fai questo perché è buono per te, a me non mi viene nulla, non mi aggiunge niente se tu lo fai. Io, come quando ho chiamato per il servizio, no? Io ho detto: venite, aiutatemi nel centro, che vi fa bene se venite a servire nel centro.
Servite il Signore Gesù Cristo. Voi avete bisogno di fare qualcosa nel nome di Gesù Cristo affinché il Signore possa operare nei vostri corpi fisici. Metti il tuo corpo sotto ubbidienza. Io ho visto qualcuno nello spirito toccato da un demone che diceva: no, non si fa, non lo fare, non si fa. Ho visto un demone brutto. Quello è uno spirito maligno che mette il no dentro. Non gli ubbidite, ubbidite al Signore, che il Signore vi vuole dare la vita e la guarigione, vuole fare grandi cose. Non dite no. A me non aggiungete nulla. Io non ho bisogno né di fiori, né di piante, né di zappare il terreno. Non mi interessa nulla. Quello che il pastore fa, e se vi mette e vi fa fare qualcosa, è per voi. È per voi. Lode Gesù Cristo. Se tu fai qualcosa nel nome di Gesù Cristo, il beneficio lo ottieni tu. Come? Sei pronto a prenderti la ricetta del medico, la medicina, spendi soldi, fai viaggi, spendi tutto quello che hai e non riesci a ubbidire. Guarda, che schiavitù che c'è. Cos'è che ti impedisce di ubbidire? Disse quel servo di quel capitano. Era andato un capitano delle guardie siriano che aveva una grande malattia, una brutta malattia, e aveva sentito dire, dice, in Israele c'è un profeta, e dice: ho sentito dire che là c'è guarigione, dice, quel profeta guarisce, andiamo. Andò col suo servo. Quando si avvicinarono al profeta, il profeta disse: ok, gettati 7 volte nel Giordano. E quello disse: io, nel Giordano, in questo fiume, in questo pantano, in questo coso fangoso, a me, toccato nell'orgoglio. E dice: andiamocene. Come si permette? Disse: come si permette a questo servo? Lui non sa chi sono io sono il capo delle guardie la Siria. Io con mezza parola gli taglio la testa. E il servo gli disse: caro padrone, ma tu sei ammalato, sei commenato male, non vedi come sei conciato? Siamo venuti sino a qua, forse non ti conviene ubbidire, ma la che va, resterai come sei. E si convinse. Sai che si convinse? Sai che cosa è avvenuto? Fu guarito. Ora, per farti riflettere, ma la guarigione era nel Giordano? Tu pensi che era nel Giordano? Quanti passano nel Giordano ancora oggi? Tu pensi che era nel Giordano? E in che cosa era? Nell'ubbidienza a un'autorità di Dio, costituita da Dio, chiamata da Dio. Cioè, quello era uno chiamato da Dio, un'autorità di Dio chiamato. E Dio si serviva di lui per parlare. E diede un ordine: buttati nel Giordano. No. Sai cosa disse? No. Questo spirito io l'ho visto, fratelli, lo vedo operare. Non mi fate toccare da questo no. È un demone terribile che vi vuole fare restare schiavi della malattia, della paura. Io vedo gli spiriti come si muovono, per grazia, è un dono di Dio. Non ubbidite ai demoni, ubbidite al Signore. Fa bene. Forse ti può guarire. Forse ti può liberare. Così disse il servo. Il servo al suo padrone. Dice: padrone, ma tu c'hai la lebbra. E chi ti guarisce qua? Non ci sono malattie. Dove vai?
qua forse solo il Signore ti può guarire. E se il suo Dio è il vero Dio, non ti guarisce. Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. È una... Il Signore ci lascia con una riflessione. È meglio ubbidire al proprio pensiero, alla voce che senti che dice no, o a quella che ti dice qualcosa per fare nel nome di Gesù Cristo, che è per il tuo bene? Questa risposta ve la dovete dare voi, datevela voi. Io non ho bisogno della vostra risposta, io so già cosa devo fare, però ognuno deve fare la sua esperienza. Fai la tua esperienza. Io ti consiglio, come quel servo col suo padrone, pagione, ma non ti conviene, tanto sei così combinato male che chi ti guarisce qua? Chi ti libera da questo problema? Qua non ci sono medici, medicine, non c'è niente. E lui vinse quella guardia, quel capitano vinse, meno male per lui, se no se ne tornava lebbroso, toccato dalla lepre. Tu vuoi essere liberato dalla lepre spirituale? Vuoi essere liberato da quella malattia che sembra che non se ne va mai, che ti limita in tutte cose? Perché poi una malattia spirituale ti limita in tutto, ti fa sentire molto molto limitato. Credi nella sua parola e mettila in pratica. Credi e metti in pratica nel nome di Gesù Cristo. Tu per grazia hai trovato qualcuno che ti fa fare qualcosa nel nome di Gesù Cristo, proprio per farti entrare nel regno, affinché tu possa avere e fare un'esperienza personale. Ringrazio Dio che ci sono persone che amano il Signore e che si dedicano a questo, che se dovrei guardare alle circostanze non farei nulla, ma io guardo il Signore Gesù Cristo. Impara a guardare al Signore Gesù Cristo, perché da Lui riceveremo la remunerazione, da Lui la riceviamo nel nome di Gesù Cristo. Chi ha aperto? Gloria a Gesù Cristo.